Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Con questa celebrazione diamo inizio al tempo santo della Quaresima. Guardiamo con particolare intensità di preghiera alla Pasqua del Signore, che dà senso al cammino quaresimale, e invochiamo la pace per quelle terre martoriate, per quelle popolazioni dell'uno e dell'altro fronte che stanno soffrendo il dramma inaudito della guerra. Parecchie persone qui presenti ricordano la drammaticità della guerra vissuta in questi nostri territori. Sanno di che cosa si soffre, di che cosa si patisce nella violenza, nella sopraffazione, nell'arroganza dei forti verso i deboli. Tutto questo nostro sapere popolare lo mettiamo nella preghiera, nella supplica, nella intercessione, e diamo voce al bisogno di pace, di giustizia e di verità che si agita nel cuore umano. Dio nostro Padre, concedi al popolo cristiano di iniziare con questo digiuno quaresimale un cammino di vera conversione, per affrontare vittoriosamente
con le armi della penitenza il combattimento contro lo spirito del male e contro ogni manifestazione di esso. Per Cristo, Signore nostro, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Gioele. Così dice il Signore: ritornate a me con tutto il cuore, con digiuni, con pianti e lamenti. Laceratevi il cuore e non le vesti. Ritornate al Signore vostro Dio, perché Egli è misericordioso e pietoso, lento all'ira, di grande amore, pronto a ravvedersi riguardo al male. Chissà che non cambi e si ravveda e lasci dietro a sé una benedizione, offerta e libagione per il Signore vostro Dio. Suonate il corno in Sion, proclamate un solenne digiuno, convocate una riunione sacra. Radunate il popolo, indite un'assemblea solenne, chiamate i vecchi, riunite i fanciulli, i bambini, i lattanti. Esca lo sposo dalla sua camera e la sposa dal suo talamo. Tra il vestibolo e l'altare piangano i sacerdoti, ministri del Signore, e dicano: perdona, Signore, al tuo popolo, e non esporre la tua eredità all'udibrio e alla derisione delle genti. Perché si dovrebbe dire fra i popoli: dov'è il loro Dio? Il Signore si mostra geloso per la sua terra e si muove a compassione del suo popolo. Parola di Dio. Diciamo insieme: perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Pietà di me, o Dio, nel tuo amore, nella tua grande misericordia, cancella la mia iniquità. Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato rendimi puro. Sì, le mie iniquità io le riconosco. Il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro di te, contro te solo ho peccato. Quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Rinnova in me uno spirito saldo. Non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Rendimi la gioia della tua salvezza, sostienimi con uno spirito generoso. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, noi in nome di Cristo siamo ambasciatori, per mezzo nostro è Dio stesso che esorta. Vi supplichiamo in nome di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio. Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo fece peccato in nostro favore, perché in lui noi potessimo diventare giustizia di Dio. Poiché siamo suoi collaboratori, vi esortiamo a non accogliere invano la grazia di Dio. Egli infatti, al momento favorevole ti ho esaudito, dice infatti, al momento favorevole ti ho esaudito e nel giorno della salvezza ti ho soccorso. Ecco, ora il momento favorevole, ecco, ora il giorno della salvezza. Parola di Dio. Lode a te, o Cristo.
di eterna gloria. Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria. Oggi non indurite il vostro cuore, ma ascoltate la voce del Signore. Lode a te, o Cristo, re di eterna Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: state attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro, altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. Dunque, quando fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere lodati dalla gente. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, mentre tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto, e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. E quando pregate non siate simili agli ipocriti, che nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze amano pregare stando ritti per essere visti dalla gente. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo, che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. E quando digiunate, non diventate malinconici come gli ipocriti, che assumono un'aria disfatta per far vedere agli altri che digiunano. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu digiuni, profumati la testa e lavati il volto, perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo il Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Parola del Signore. La Quaresima che iniziamo quest'oggi è tempo di speranza. Il credente e le comunità cristiane si mettono di buona lena in cammino verso la Pasqua
del Signore. La Pasqua, infatti, fa da sfondo al tempo quaresimale ed impedisce lo scoraggiamento e la dissipazione. La Pasqua dice che nuove possibilità vengono donate all'uomo e all'umanità e che nessuno è definitivamente perduto. La Pasqua attesta che la guerra non è l'ultima parola della convivenza umana e della storia. Che la guerra può dunque essere fermata e la prepotenza non può cantar vittoria. Che la violenza non si addice all'uomo e ai popoli, nella loro dignità di uomini e di popoli. La penitenza quaresimale, quando è vissuta in una lugubre lamentela dei propri misfatti, è molto lontana dal Vangelo che nella conversione dei cuori annuncia le opportunità di rinascita che il Dio della pace concede sempre agli uomini. Sì, la Quaresima è tempo di speranza, perciò è tempo esigente circa le risposte al suo amore che il Signore si attende dai discepoli suoi e da tutti gli uomini. Tu ami tutte le tue creature, o Signore, e nulla disprezzi di ciò che hai creato. Così suona l'antifona d'ingresso di questa liturgia. Il combattimento contro lo spirito del male, la lotta che quotidianamente ci attende, è già vinta quando ci affidiamo alla grazia divina che ci è partecipata. La guerra, quella salutare, va ingaggiata contro ciò che rende l'uomo meno uomo. Per essere e crescere come gente viva in Dio che è il vivente, misericordioso e pietoso, lento all'ira e grande nell'amore. Il Dio del perdono e della pace oggi, ancora oggi, apre le braccia della sua misericordia per l'abbraccio del suo amore. Egli supplica gli uomini e i popoli: ritornate a me con tutto il cuore, lasciatevi riconciliare. Un Dio che non fa guerre, ma giunge a supplicare l'uomo per amore. Ecco ora il momento favorevole. Questi giorni così oscuri, appena rischiarati dall'inizio della fine di una pandemia devastante, ci vedono ora piombati nel buio e nell'incertezza di una guerra improvvisa e ingiusta. Questi nostri giorni sono ulteriormente feriti da rincrescimenti e da preoccupazioni. Le coscienze sembrano incattivite,
incapaci di amare e di essere amate. Parentesi. Chi è? Che cos'è la cattiveria? Incapacità di amare e di essere amati. Si fa fatica a percepire l'appello al bene, che è connaturale all'essere dell'uomo. L'appello del bene, nella sua forma elementare della giustizia e della pace. Con la dimenticanza di Dio, che solo può strappare l'uomo dalle grinfie della morte e di se stesso e ridargli la vita, tutto sembra parlare di declino. Declino della civiltà, declino dell'umanità. Declino oppure risveglio? È scioccante vedere le operazioni militari che la TV ci mostra senza risparmio, ma è anche estremamente salutare vedere e partecipare ai mille più gesti di solidarietà che stiamo tutti ponendo. La crisi non sempre è segno di disfatta. Le crisi possono anche realizzarsi come passi verso un futuro nuovo e sorprendente. La novità è tale in quanto non ripete pedissequamente il già vissuto, ma apre all'inedito, all'inedito di Dio. Giovanni Crisostomo ci esorta: abbellisci la tua casa di modestia e di umiltà mediante la pratica della preghiera. Rendi splendida la tua abitazione con la luce della giustizia. Orna le sue pareti con le opere buone, come di una patina di oro puro, e al posto dei muri e delle pietre preziose colloca la fede e la soprannaturale magnanimità. Ponendo sopra ogni cosa in alto sul fastidio la preghiera a decoro di tutto il complesso. Si tratta dunque di non indurire il cuore, si tratta ancora di ascoltare la voce del Signore. Il Dio che Gesù Cristo ci ha fatto conoscere è il Dio che ascolta il suo popolo, fa attenzione sia al gemito che alla lode. Lo ascolta quando chiede con l'insistenza dei figli e lo supplica con la confidenza delle creature verso il proprio creatore. Dio ascolta gli uomini anche quando dicono parole non propriamente sensate ed appropriate. Dio, ascoltandoci, ci educa, ci forma così all'ascolto attento ed appassionato di Lui e degli altri. Il nostro Dio è il Dio con noi, il Verbo incarnato che insegna ai Suoi discepoli l'ascolto della realtà senza inganni o autoinganni, senza superficialità e faciloneria. L'ascolto dunque si offre a noi come pratica penitenziale molto appropriata. Ascoltare è prendere sul serio e fare attenzione,
L'ascolto nasce dal silenzio del cuore in cui si fa spazio all'altro da sé, sia esso Dio, sia esso il prossimo. In un tempo di autoreferenzialità e di autocentramento, l'ascolto è perciò un buon cammino di conversione. Così, la preghiera che la Quaresima ci raccomanda è quella della propria camera, al riparo dell'esibizionismo devoto. La preghiera trova nell'accoglienza sincera della parola di Dio il terreno fertile del suo esercizio verace e fecondo. Così ancora la preghiera è contestazione di chi confida nelle armi e, illudendosi, cerca di imporsi con la forza e l'aggressione dell'altrui libertà. Parentesi, noi non ce ne accorgiamo, ma la nostra presenza qui è effettiva contestazione di chi pensa che la forza sia la forza dell'uomo. La preghiera è contestazione dunque effettiva della guerra e della violenza, perché essa nasce sempre dal Dio della pace e della misericordia, e sempre è a Lui rivolta. La Chiesa, nella concretezza delle sue comunità, è chiamata dal suo unico Dio e Signore ad essere segno e strumento, sacramento che mostra e rinvia alla salvezza di Dio, al Dio redentore e liberatore che è all'opera nella vicenda umana. La Chiesa, con la sua presenza, fa vedere, con la sua voce fa sentire, con la sua vita fa incontrare, con la tenerezza dei suoi gesti fa gustare il Dio del Vangelo. Tutto nella Chiesa è e deve essere a servizio della salvezza da Dio donata agli uomini tutti della terra. Non ci stancheremo mai di ripetere: la Chiesa non esiste per se stessa. La Chiesa è davvero Chiesa di Cristo quando pensa se stessa come missionaria, quando si mostra al mondo con le porte aperte. Chiesa in uscita, direbbe il Papa, cioè partecipe con la forza del Vangelo delle gioie, delle speranze, delle tristezze, delle angosce dell'umanità di oggi. Nulla di genuinamente umano è estraneo all'interesse e alla partecipazione dei figli della Chiesa. L'elemosina di cui parla Gesù nel Vangelo appena proclamato come opera penitenziale, non è forse anche il rifiuto della guerra, che di per sé è strumento di offesa, di accaparramento, di predominio? L'elemosina quaresimale non è forse vista e non è forse vissuta nella condivisione? Condivisione dei beni materiali, di cui nessuno è padrone assoluto, e anche dei beni culturali, come le conquiste delle scienze e delle tecniche, nonché le realizzazioni dell'arte
e della creatività umana. Un mondo conquistato dalla bellezza è naturalmente aperto alla inesauribile e pura sorgente della bellezza che è Dio, creatore e redentore. Parentesi ancora. Ricordo anni fa, quando ebbi l'occasione di visitare la Bosnia-Erzegovina, Sarajevo, a guerra non ancora finita. Che cosa saltava agli occhi subito del visitatore straniero che arrivava lì? Balzava la bruttura, la sporcizia, il fango, l'immondizia, espressione della bruttura, della guerra, dell'immondizia, della violenza. Un mondo conquistato, ripeto, dalla bellezza è naturalmente aperto alla inesauribile e pura sorgente della bellezza che è Dio, creatore e redentore. Mi domandavo in questi giorni, chissà se la nostra terra, se il nostro territorio non ha anche il compito di manifestare, di far vedere, di propagandare, di indicare la bellezza realizzata dagli uomini, quale riflesso della bellezza di Dio. La Quaresima parla anche del digiuno, certamente digiuno dal cibo, specialmente da quello raffinato, eppure digiuno dalle cose che sembrano indispensabili, ma che in realtà non lo sono. Il digiuno di cui parla il Vangelo riguarda anche le parole inutili e dannose, i pensieri perversi e malefici, le azioni malvagie. Direbbe ancora San Giovanni Crisostomo: si astenga la lingua anche dal turpiloquio e dalla maldicenza. A che serve privarsi di polli e di pesci e poi addentare e divorare i fratelli? Il maldicente mangia carne fraterna e morde il prossimo. Digiuno allora come attestazione del bisogno radicale di parole vere e sensate, di pensieri puliti, di azioni gustose di vita. Digiuno per poter riacquistare la generosità del cuore, l'agilità della mente, la bontà della vita. Il digiuno quaresimale non è una dieta suggerita dall'estetica o dalla devozione, ma è ricerca dell'essenziale, di ciò che davvero conta e vale per la vita e nella vita. Così il digiuno quaresimale è contestazione della guerra fatta in nome dell'interesse egoistico, con intendimenti di supremazie geopolitiche di uomini e di popoli, a danno dei più deboli. Il digiuno si traduce nel profumo affascinato di chi rigetta l'ipocrisia dei conflitti e manifesta il volto pulito di chi coltiva la purezza del cuore. Il digiuno scelto, non subito. Il digiuno scelto dice in fondo a Dio
sei tu il mio Signore, il mio unico bene. Lo sguardo della fede va ancora alla Pasqua del Signore, a quella Pasqua della pienezza dell'eternità verso la quale camminiamo, e a quella Pasqua liturgica annuale che ne è il preludio. E con le parole di Sant'Agostino vogliamo fin da ora pregustare la Pasqua di quest'anno e quella dell'eternità. O felice quell'alleluia cantato lassù. O alleluia di sicurezza e di pace. Là nessuno ci sarà nemico, là non perderemo mai nessun amico. Ivi risuoneranno le lodi di Dio. Certo, risuonano anche ora qui. Qui però nell'ansia, mentre lassù nella tranquillità. Qui cantiamo da morituri, lassù da immortali. Qui nella speranza, lassù nella realtà. Qui da esuli e pellegrini, lassù nella patria. Cantiamo pure ora, non tanto per goderci il riposo, quanto per sollevarci dalla fatica. Cantiamo da viandanti. Canta, ma cammina. Canta per alleviare le asprezze della marcia, ma cantando non indulgere alla pigrizia. Canta e cammina. Che significa camminare? Andare avanti nel bene, progredire nella santità. Vi sono infatti, secondo l'Apostolo, alcuni che progrediscono, sì, ma nel male. Se progredisci è segno che cammini, ma devi camminare nel bene, devi avanzare nella retta fede, devi progredire nella santità. Canta e cammina. Buona Quaresima allora, per una buona Pasqua. Fratelli e sorelle, supplichiamo Dio nostro Padre perché con l'abbondanza della sua grazia benedica queste ceneri che poniamo sul nostro capo in segno di penitenza. O Dio, che hai pietà di chi si pente e doni la tua pace a chi si converte, ascolta con paterna bontà le preghiere del tuo popolo. Benedici questi tuoi figli che riceveranno l'austero simbolo delle ceneri, perché attraverso l'itinerario spirituale della Quaresima giungano completamente rinnovati a celebrare la Pasqua del tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli. Misericordes sicut pater,
diamo grazie al Padre perché è buono in eterno misericordia Deus. Ha creato il mondo con sapienza in il suo popolo nella storia in eterno misericordia Deus. Perdona e accoglie i suoi figli misericordia, sicut pater.
Fratelli e sorelle, all'inizio del cammino quaresimale vogliamo rivolgere al Signore la nostra preghiera. Vogliamo dare voce soprattutto a quei nostri fratelli e sorelle in umanità che soffrono il dramma della guerra, perché il Signore abbia compassione delle nostre tristezze e delle nostre angosce e venga in aiuto con la sua consolazione. Preghiamo insieme, diciamo: donaci, o Signore, un cuore nuovo. Donaci, Signore, un cuore nuovo per la Chiesa, perché sappia approfittare di questo tempo favorevole per rinnovarsi nella fedeltà e suscitare nei fedeli la nostalgia del cielo. Preghiamo. Per i cristiani perseguitati, perché sentendosi uniti a tutti fratelli di fede, possono associarsi con speranza alla croce del Signore. Preghiamo. Per i detenuti, perché il comune cammino quaresimale li aiuti e li sostenga. Preghiamo. Per la nostra comunità, perché il nostro digiuno si traduca in gesti e solidarietà verso coloro che soffrono la fame e mancano del necessario. Preghiamo. Vi inviterei a fare un attimo di silenzio, durante il quale facciamo passare per la nostra mente e più ancora per il nostro cuore le immagini televisive drammatiche di questi giorni. Pensiamo che quello non è un film. Pensiamo che ci sono persone in carne ed ossa, fratelli in umanità, fratelli e sorelle in umanità, e con forza, con determinazione, con insistenza li presentiamo al Dio che è Padre di tutti gli uomini. Un attimo di silenzio. Ti presentiamo, Signore, questi desideri di bene che Tu hai posto nel nostro cuore. Tu che sei il sommo e massimo bene, donaci l'aiuto di cui abbiamo bisogno. Te lo chiediamo per Cristo, nostro Signore. La raccolta che viene ora effettuata viene devoluta appunto alle persone dell'Ucraina che vivono appunto il dramma della guerra.
pregate perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Con questo sacrificio, o Padre, iniziamo solennemente la Quaresima e invochiamo la forza di astenerci dai nostri vizi, con le opere di carità e di penitenza, per giungere, liberati dal peccato, a celebrare devotamente la Pasqua del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Tu vuoi che ti glorifichiamo con la penitenza quaresimale, perché la vittoria sul nostro peccato ci renda disponibili alle necessità dei poveri, a imitazione della tua bontà infinita. E noi insieme agli angeli cantiamo ad una sola voce l'inno della tua lode. Santo, Santo, sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati.
fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunziamo la morte del Signore, proclamiamo la tua resurrezione e la vita del Signore. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci ha resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e di tutti, e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio e Dolcissima Madre nostra, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, dando voce alle membra sofferenti della Chiesa e dell'umanità, diciamo la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi ti rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con tutti voi. E con il tuo spirito. Con un inchino vicendevole scambiamoci un segno di pace. Agnello di Dio, Amen.
Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore. La raccomandazione è di consumare l'Eucaristia davanti ai ministri. Oh.
Preghiamo. Questo sacramento che abbiamo ricevuto, o Padre, ci sostenga nel cammino quaresimale e santifichi il nostro digiuno e lo renda efficace per la guarigione del nostro spirito. Per Cristo nostro Signore. Quando c'è un problema, i bambini che cosa fanno? Lo dico a papà, lo dico a mamma. Ebbene, diciamolo al nostro Dio. Diciamogli che non è insopportabile quello che ci tocca di vedere. Che siamo fragili, che non ce la facciamo. Vogliamo fare i gradassi, ma non siamo gradassi. Siamo persone fragili che hanno e soffrono ogni giorno. Diciamolo al Signore, ecco l'adorazione. Diciamolo a nome dei nostri fratelli e delle nostre sorelle di quelle terre, della Russia come dell'Ucraina, perché c'è gente che soffre da un lato e dall'altro. Che la misericordia di Dio abbia compassione di noi. Il senso dell'adorazione lo diciamo a colui che può tutto. A questo popolo che riconosce la tua grandezza, dona con bontà, o Padre, lo spirito di penitenza, perché nella tua misericordia ottenga di giungere alla eredità promessa a chi si converte, a chi spera in te. Per Cristo nostro Signore. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che
che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. La cattedrale e il Santissimo Sacramento resterà esposto fino alla messa vespertina di questa sera alle 19. E vi chiedo anche l'accortezza di lasciare la cattedrale in silenzio.